55 tiri nello specchio nelle ultime partite. Per te questi sono numeri che possono essere tramutati in un vantaggio o in uno svantaggio a lungo andare? Ma guarda, iniziamo quella di oggi. Abbiamo fatto quasi 30 tiri, non so quante occasioni, 65% possesso palla. Averla vinta è un vantaggio, perché partite così in passato le avremmo pareggiate, se non addirittura perse magari in contropiede all'ultimo. Dobbiamo aiutare i nostri attaccanti a liberarsi nella maniera giusta in area, in modo da tirare magari meno volte ma in maniera più pulita. Quindi se ti riferisci al discorso attaccanti, per me è un discorso di squadra, un discorso di costruzione dell'azione, di costruzione del gioco e di rendere loro le cose più facili, perché insomma anche oggi sì, hanno avuto qualche occasione ma mai nitida e pulita, quindi la squadra dal punto di vista dovrà lavorare meglio, ma vincere una partita del genere, penso, al di là delle occasioni, strameritata, era una cosa troppo importante. Vi aspettate rinforzi a gennaio oppure siete un organico già da scudetto? Siamo un organico forte, quella parola io non la nomino, perché guardo il Napoli e c'è un organico forte come il nostro, guardo l'Inter e ha un organico forte come il nostro, con meno partite da affrontare, guardo la Juve e ha un organico forse più forte del nostro, quindi noi siamo un organico forte, non siamo i più forti, però stiamo lì e continueremo a lottare. Non mi interessa quello che farà la società a gennaio, queste sono cose che devono interessare al direttore, al mister, che sanno loro come l'hanno creata forte, e se pensano che debba essere rinforzata ci penseranno. Daniele, per rimanere lassù bisogna vincere un po' meglio, bisogna fare un po' meglio anche negli scontri diretti? Beh, noi negli scontri diretti quest'anno abbiamo perso due partite che secondo me non meritavamo di perdere, con l'Inter nettamente. Con Napoli abbiamo perso per un primo tempo non buono, il secondo tempo in cui potevamo tranquillamente pareggiare, ma quella partita secondo me ci ha fatto un po', ci ha dato una scossa, ci ha fatto capire un po', al mister prima di tutto, ci ha fatto vedere tante volte quella partita e ci ha spiegato come voleva affrontare ogni squadra, se fosse il Napoli, che fosse il Cagliari, che fosse qualsiasi altra squadra, e quella ci ha un pochino smosso a noi ed è stata importante. Certo, avremmo preferito portare a casa un punto e magari avere un'altra classifica, ma poi se pensiamo agli altri scontri diretti, abbiamo giocato con la Lazio, che comunque è una squadra di alta classifica, con la Juve ci dobbiamo ancora giocare, abbiamo giocato a Milano, abbiamo vinto a Bergamo, a Torino, abbiamo vinto a Firenze, non sono partite proprio dove tutte le squadre se la porteranno da casa. Dalla fine partita il gruppo ha dimostrato di essere unito. Il gruppo dimostra di essere unito in tante altre circostanze, secondo me l'importanza a fine partita è figlia di una vittoria che un pochino vediamo sfuggirci e che alla quale tenevamo tantissimo. Grazie. Grazie. Rubè, che ti aspettate di